alto, pezzettini di scroto! Aiuto! Come si fa? Io non so come si fa! No, per favore! No, ci spara, io non voglio essere sparato! Dentro la mia prigione ci sono regole precise. Regola numero uno, non si respira! Regola numero due... Come facciamo a vivere? Non si muore. Il primo che muore lo ammazzo. È chiaro? No, com'è possibile? È chiaro, signore? No, no, mi piace. Ma se non respiriamo, come facciamo a non morire? State zitti! Regola numero 4. Siete troppo brutti, per cui non potete stare qua dentro. Per cui faremo il nascondino. Stai zitta. Per cui faremo il nascondino con voi travestiti da guardie del carcere e da galeotti. Quindi io mi metto faccia al muro. Avete 3 secondi. Iniziamo a nasconderci. Io mi metto qua. Sì, no, iniziate a nascondere. Magari un peletto di più di 3 secondi. Muoviti, Anna. Hai 3 secondi. Nel frattempo, no, dai. Voi ragazzi a casa avete un'opzione. Per esempio, ricordarvi che stasera alle 19 noi siamo in live. Io ve lo dico, ragazzi. Secondo me conviene venite. Vi do anche un buon motivo. Chiaramente noi giochiamo sempre a GTA. Tutte le sere giochiamo a GTA. Un po' dopo le 19, eh? Però voi venite dalle 19, così potete godervi anche Alex che si toglie le mutande, Alex che si rimette le mutande. No, cioè, ma perché deve fare queste cose? Alex è un continuo di maneggio di mutande durante le live, eh? Le sì, mette in vero, testa, vero, lo faccio ma sempre. Le mette nelle braccia, le mette a mo' di maglietta, sulla faccia, proprio continuamente. No, ti prego, basta. Ovunque. Dovrebbe tenersela a posto. No, vabbè, è un giocoliere di mutande. Che cosa deve fare? Ragazzi, io inizio a guardarmi siamo intorno. Siamo prontissimi, eh? Ok. Sì, fai pure. Ok, quindi mi raccomando, mi immagino che voi abbiate scelto delle belle, dei bei pedoni da diventare, giusto? Siamo super nascosti. Ma è ovvio. Non ci troverai mai. Ok. Ah, sicuramente Jericho è un vecchio. Di questo sono sicuro, proprio come no, loro. No, perché? Sono giovanissimo. Giovanissimo. Allora, io inizio a scrutare. Perché non è semplice questo nascondino, eh? La prigione è grande, non ci tornerei mai, infatti. No, ma anche perché le guardie stanno abbastanza ferme, cioè controllano l'area. Oh! E niente, è successo già. No, veramente io non ho fatto niente. Anna, mi spieghi? Non lo so, un tizio mi ha iniziato a prendere a pugni. Eh beh, la prigione è un posto pericoloso, magari eri una guardia. Ho capito, ma è un gran cafone però. Reinserisciti nel gioco senza dare ulteriormente fastidio, Anna. Subito. Ok? Ma tu dove sei? Beh, dovresti vedermi, sono in giro, no, sono qui. Non ti vedo. Ma guarda quanti ma qui qualcuno è stato preso a pugni, eh. Vedo che c'è stata una rivolta. Ma sono aggressivissimi. È morto. E lì Anna è morta, l'hanno presa a pugni. Ah, ho capito. Presa a pugni io. Non ho capito. Beh, io ho incontrato un amico comunque, mi sono fatto un friend, cioè uno simpatico. Sì. E chi infatti è? Ma si chiama Tomà. Si chiama Tomà. Nome Tomà. Sì, è abbreviativo di Tomato. Tomato. Vabbè, magari lascialo in pace. No, cioè, infatti io non lo sto cagando. Nulla. Voglio vedere, lo seguo, vedo un po' se si comporta in modo normale. Vedo che è qui nel campo da basket. Ricordiamoci che io non posso sbagliare più di 3 volte. Però su Tomà, diciamo che sono abbastanza sicuro. Ci vuoi scommettere? Ti sbagli di brutto. No, perché era vivo. Vedi. Mi sa che non ti sbagliavi su Tomà. No, Tomà era giusto. Vedo anche che c'è una guardia che è venuta qui a vedere la questione. Un po' è strano, eh. Curiosa. Un po' un guardone. Allora, signore, lei era amico di Tomà? Eh? Tomà militare? Tomà in carriola? Oh, non lo conoscevo, Tomà. Tomà in carriola è molto famoso, eh. Vediamo un po'. Allora, Jerick, te ne devi andare fuori dalle palle. Non so se magari lo capisci da solo. C'è bisogno di farti una richiesta. Non preoccupare, vado subito in carta via. Ricevuta, bollata e controbollata. Questo è un altro Tomà, secondo me. Non era. Ma non era. Ma cosa sei, Tomà? Va bene. Non era. Avete fatto mercato dei limoni. Chiedo scusa, io proprio sono il limonaro. C'era anche Jerick in mezzo, eh? Non si sì, può fare. Scusa. Io l'ho sentito bene quel maiale di Jerick che si è messo lì a scrofare. Tutto. Non lo farò mai più. Tutto in mezzo, scrofanone. Stai girando senza meta, Lion. Sono un po' in difficoltà, devo dire la verità. Noi ti vediamo. Anch'io ti vedo. Va bene. Ma qui ho visto qualcosa di strano io. Che è successo? Cosa hai visto? Un altro. T'aspetto? Un altro con un dei altro bei Tomà. Capelli. Un altro Tomà con una bella chioma. Vediamo cosa fa questo Tomà. Dai, diamogli un'occhiata. Dai, seguiamolo. Seguilo, magari è un Tomà questo. Invece di quell'altro di prima. Non lo so. Cammina normale. Vediamo cosa fa se mi metto un po' davanti. Strano sospetto, che continui a camminare, sospetto. Molto sus. Sì, perché dovrebbe fermare. No, Tomà. Tomà. Era Nina, era questo Tomà. Ma perché dovevi dare fastidio a me?
Ma io ti ho beccata lì, eri tutta sospetta, ti muovevi tutta ondulata un po'. E io ho detto, questa è un Tomà. Ma che t'è ondulata, ma che t'è ondulata. Aspetta, vabbè, aspetta, che qua ho trovato Tom Cruise in Top Gun. Come Tom Cruise, in prigione. Però un po' zoppo, perché vedo che mette un piede avanti e poi l'altro è un po' incerto. Lo vedo che è un po' rotto. Questo qui non me la racconta giusta, adesso ha iniziato a camminare bene, guarda caso, proprio quando io gliel'ho detto. La va un po' male, Alex. È un po' sus, Sei tu, vero, Alex? No, in verità no. Provaci, no? Piadi, sei tu, vero? No, 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 io non faccio queste cose, non lo sai. Guarda, forse che ti ho sbagliato una volta. Infatti, forse non è magari nessuno. Magari sono io. Forse no, perché si è fermato davanti al cadavere e ha fatto tipo, oh mio Dio, cioè, capito, ha proprio reagito. No, infatti sono io, l'ho fatto apposta. Ma gesticolando, non credo che possiamo gesticolare noi. Anna, prima di tutto sei in Giappone. Secondo, ti sei svegliata adesso dalla pellichella. E terzo di tutto, che cacchio dici? Anna, oh sveglia! E ma sto gesticolando il tizio, vedi? Noi mica possiamo gesticolare, in teoria. E infatti non era nessuno. Oh, poverino. Vabbè, camminava zoppo. Oh, era zoppo, ho fatto un favore, insomma. Cioè, non poteva mica andare avanti, ho dovuto. Dai, poi non sei però 2 su 3, eh? 2 su 3. Allora, beh, secondo sì, me 2 su 3. Questo qui mi sembra... No, questo non può essere. No, questo non può essere. Giocatela bene. Allora, se sei no, tu... No, dai, era palese, l'hai fatta apposta, ti pare che sono così scemo? Io mi auguro che non fossi tu, perché quel tizio lì stava facendo una cosa illegale. Illegalissima. Quindi non eri tu quello lì, vero? Non ero, no. Piadina, non eri tu. No. No, Piadi, non me lo dire. No, no, ma che beh, no, ma ci sono tante persone in prigione, perché devo essere io? Potevo essere quello. Piadina, non eri tu quello lì, vero? Non so di cosa tu stia parlando. Piadina! Che io successo? Non riesco a capire se è lui o no. Piadi, solo lui sa fare quelle cose. Vai, e steccalo, vai. Piadi, non sei tu sto imbecille. No. No, Piadi, io mi arrabbio tantissimo se sei tu questo qua, eh. Perché, come mai? Perché stava a fare una cosa. Ma c'aveva il caffè in mano. Non c'aveva il caffè in mano. Sì che c'aveva il caffè in mano. Non c'aveva il caffè in mano. C'aveva tua madre in mano. Porca miseria. Disgraziato, io non hai ci posso bene, credere. Hai fatto bene, bravo, ho visto tutto. Io non ci posso. Allora, mi rimangono da trovare quell'imbecille di Alex. E manco io. E quella nullità astrale di Strecatto. Mamma mia, esagerato. Allora, ho visto questo Tomà qui che stranamente si compenetrava con la ringhiera. I'll put you in a bag. No, ok, mi ha tirato delle parolacce, non era nessuno di voi probabilmente. Va bene, ok. Mi sa che ti sta anche inseguendo, occhio. Sì, era un po' scazzato effettivamente. Io te lo dico, ti stai allontanando. Stai zitto, ok? Alex, sei questo Tomà qui, vero? No, non sono quel Tomà, però se vuoi ti do un indizio. Oh, ma spingono questi Tomà, sono veramente maleducati. E Tomà, poi iniziano a inseguirti perché tu gli dai fastidio, scusa, sono aggressivissimi. Allora, questo Tomà qui non può essere uno normale, è in piedi su, una, su un tavolo. Beh, è strano, eh. Dai, uno di voi. Dai, no, no. No, era, non era nessuno. Era un Tomà vero. Non ci posso credere. Vero. No, comunque, se incontrate un poliziotto o un militare, non chiamatelo Tomà come stiamo facendo no, noi. No, esatto, potrebbe dargli fastidio. Ecco, questo potrebbe qui potrebbe rimanerci male. Potrebbe rimanere offeso e anche voi. Allora, secondo me, questo qui è uno di voi. Lo vedo strano anche perché. Dove sei andato? Io neanche ti vedo più. No, è Strecatto questo qui. Io ti vedo, ma non sono lì. Sei ma tu? Posso fare un'osservazione? No, perché no, tu stai considerando solamente poliziotti? È vero, hai ragione. Anna, stai zitta. È vero. Da che parte sta? È vero. Vabbè, ma sta massacrando questi poveri poliziotti. Ci sono anche tutti quanti i galeotti qui. Tomà, ci hai provato. Ci hai provato. Ti ho visto. Riempio di botte, bravo. È stato tristissimo perché quando io sono arrivato lui si è reso conto che gli altri galeotti erano tutti accucciati e allora ha provato ad accucciarsi, però il suo personaggio non si accucciava. Allora si è messo un po' sulle gambe. Stava cagando probabilmente. Va bene, allora rimane l'ultimo, e cioè il piccolissimo Jerry, scusa, ma mi spieghi perché tu sei ancora qui in giro? Ma io sono qui in un angolo, non sto facendo nulla. Sì, ma dov'è che dovevi stare tu? Magari fuori dalle palle, invece io ti vedo sempre qui. No, no, non mi guardare, ti prego. Jerry, non mi dire che ti sei dimenticato come si va fuori dalle palle.
Perché guarda, secondo me, con tutte le volte che tua madre ti avrà detto da bambino levati dalle palle, penso che sia l'unica skill che tu dovresti aver appreso nell'arco della tua vita. Anche perché sulle altre skill credo che tu abbia molto da lavorare. E invece no, non lo so, non ti preoccupare. Mi immagino, guarda, sì, sì, proprio non, se giro l'angolo non mi ti trovo di nuovo davanti con la tua brutta faccia. Guarda, guarda. No, non guardo, guarda, è meglio di no. Non guarda, c'ho paura di guardare. Alex, tu che cosa sei, una guardia o un galeotto? Te lo devo proprio dire? Dai, me lo devi dire, sì. Sì, sono una guardia, sono sì, una guardia. Ok, allora dimmi ma un po'. Ma guardie? Ti sei rintanato sopra, sulle scale? No, per niente. Di la verità, eh? No, ti giuro, sto per terra al tuo stesso livello. Non è molto convincente, secondo me sta bluffando. Ti sono mai passato vicino vicino? Sì. Sì o no? Perché eri indeciso. Diciamo di sì, sì, è molto sì, sì. Sei questo Tomà? No. Sei sicuro? Secondo me ti prende in giro. Sono sicurissimo. Francamente mi sembra poco convinto. Vabbè, poi... lui non deve dire la verità. Sei questo Tomà? No, no. Dai, dai. No, 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 no. Sei un idiota. Sei un idiota. Dai. Allora, ma uno, cioè, non ti eri fatto prendere fino adesso. Potevi continuare a dissimulare. Invece sei stato lo stupido che sei iniziato a scappare. È legale scappare, Alex? No, è illegalissimo. E allora perché l'abbiamo fattissimo? Perché ci ho avuto paura e pensavo di prendere una curtellata da te. Infatti è andata a finire. Ma proprio quindi così. Hai vinto? Ho vinto. Però voglio giocare di nuovo perché mi piace molto. Quindi mi metto di nuovo faccia al muro. Stavolta avete meno tempo di prima però, Ma come meno tempo? Ma come? Ancora meno tempo? Non rompetemi le palle. Avete meno tempo di prima, mi appunto nascondo. Sbrigatevi. E nel frattempo io mi prendo questi due secondi per far vedere una cosa bella. E questa cosa bella è... il supremo album di figurine mostri e misteri Lionic. Supremo! Che bello! Che profumo che possiede mia. Questo oggetto. Ma non solo, se voi andate in edicola trovate anche i giga poster, che sono bellissimi e non ve li potete perdere, e le action figure 3D. Quindi mi raccomando, che adesso non vi faccio vedere perché non ce le ho qui, però, cioè ce le ho ma sono sotto, poi devo iniziare ad andare sotto la scrivania, è poco elegante. Però voi in edicola le vedete tutte, quindi fate una capatina, chiedete al vostro edicolante di fiducia, gli fate: Geronimo, ce l'hai la mercanzia di Lion? Action figure. Ma un tipo mi ha preso a pugni. Come ti ha fissato? Ma è matto. Ma continua a prenderti a pugni. Ma come si permette? Oh, ma come osa, scusa? È stato sparato, infatti. E non era neanche un Tomà. No, non era un Tomà. Un Tomà lo ha sparato. Grazie, Tomà. Non è che uno di voi. Non è che è uno di voi. Forse è una guardia. Ha la faccia strana, questo Tomà. Potrebbe essere benissimo uno di voi. Osservalo bene, osservalo bene. Ti puzza, diciamo. Non era nessuno, l'ho ucciso invano. E già siamo a uno. Ti ha salvato la vita e tu l'hai ucciso. Lo so, infatti mi dispiace abbastanza, però... E ti devi sentire un po' in colpa. Fammi prendere la mia giratubi, va? E niente, ha puntato. Che è successo? Questo è un Tomà, secondo me. Adesso lo segue e lo stalker un pochino. È uno di quelli. Ma poveri Tomà, ma lasciali stare. Ah, vabbè, è importante riuscire a capire. Adesso, vedi, si muove ondulato. Questa cosa qui già è sospetta, Molto sospetta. Jerry, non mi dire che sei tu questo Tomà, ti prego. Dai, oggi non sono bravo a nascondermi. Mamma mia, ma è possibile? Mi dispiace, Jerick. Potevi anche tu continuare a insistere un pochino. Magari avrei avuto il dubbio, invece sei stupido e ti sei sdradito da solo. Perché sei un Alex Nauz, eh? Oh, che cosa dici? Io non mi tradisco mai da solo. Non hai fatto la stessa meno. Identica cosa tipo 3 minuti fa? Non mi ricordo. È vero, è che vero. Che bugiardo. Tua madre non ti ha fatto bene a te comunque, secondo me. Se vuoi ti do un indizio sugli altri. Non pensavo che mi davi l'indizio di tua madre. Infatti Alex, stai zitto, ma fai schifo, ma tua madre. Se ti vuoi ti do un indizio su di me. Vedi che comunque quelli come te, Alex, non sono nati dal posto giusto, si capisce. Perché sono degli stro, capito? Non stavo riuscendo a capire il senso della frase. No. Io avevo capito, non ho capito. È vero, è normale, l'infame. Guarda che non si fa l'infame così, Vabbè. C'hai ragione, però ero tipo attivito, capito? Sì, attivito ti eri. Vabbè. Allora, io ho trovato già qualcuno, l'ho avvistato dalla lontananza, qualcuno sono sicuro. Di sus. Questo qui è un Tomà. Al 100% un vero e proprio Tomà. Puntata, Lion, va. Guarda come corre. Belli i pesi, eh? Sì. Secondo me questo è uno di voi, sono sicuro. Anche secondo me. Anche perché, sì, dai. Sapevo io.
Cosa ti giri? Cosa ti giri? Che si è capito benissimo che eri tu. E cosa dovevo fare? Niente, dovevi stare ferma. Perché voi dovete mantenere il sangue freddo. Così siete degli scarsi. È difficile sotto pressione. Io non magari faccio. Poi io penso che se non mi muovo sono sospetta. Che ne so. No, questo qui è tranquillo. Perché mi ha riempito di parolacce. Cioè, questi militari sono un po' scurrili, qui su GTA, devo dire la verità. Un po' volgari, diciamo. Ma io l'ho avvistato un Tomà, eh. L'hai visto? Sicuro? Sono abbastanza certo di aver avvistato un vero e proprio camuffato Tomà. Qua mi rimangono da trovare Piadina, Alex e Strecatto, giusto? Sì. Siamo invisibili, siamo. Oh, please. Ero convinto. Che è successo? No, poteva essere, ti ha un po' insultato. Eh no, ma è uno di questi due, secondo me, per forza. Ah, questo no. È questo, per forza. Ma magari non è nessuno dei due e puoi andare avanti, no? No, questo è, secondo me, sono sicuro. Sospetto, sospettissimo. Eh no, ho ammazzato un innocente. Era lui. Ma no, aspetta, anche questo ho visto che faceva cose strane, però, Anch'io l'ho visto, quello. No, ho capito, però raga, no, scusate, cioè io ho ammazzato un altro innocente. Stanno trollando pure gli NPC. Però gli NPC dai. Si muovono strani, io vorrei dire a mia discolpa. Vabbè, non posso più uccidere. Facciamo che quella era solo una morte, no? No, ho finito le possibilità di sbagliare, quindi adesso se sbaglio ancora ho perso. Ok. Ah, questo qui. No, questo qui è vero. Non puoi sbagliare. Aguzza bene. Allora, Piadina, per esempio, sei un militare o un delinquente? Sono una guardia e vedo un po' dall'alto. Mi sento un po' un piscione. Ecco, lo sapevo, quello si è appostato sopra. Dai, è infame mettersi sopra, No, aspetta. No, vabbè, scusa, è un po'. Sì, è un po' infame, è vero, l'ho detto. Lì ce ne sono due sullo stesso posto. Acqua. No, scusa, sono due, uno a fianco all'altro, sei uno di loro. È anomalo, l'ho notato anch'io, sono quasi uno in braccio all'altro. Giocando a carte. No, adesso vado lì e quello è uno e per forza. No, aspetta, noi anche. Dai, ce magari tre o sono io, che ne sai? Se ne sta aggiungendo un terzo. Ma come? Che cammina anche strano. Tutti nello stesso punto. No, allora, se questo, dai, è letteralmente fermo. Ma guarda come camminano tutti quanti. No raga, però così non è possibile. Cioè, ma non no, si può. Dai, no, non vale, è vero. Ma non guarda, vale. Questi altri due. No, vabbè ragazzi, ma scusate. Sono stranissimi. No, sono buggato. Oh. Cioè, ma non è possibile, cioè trollano. Erano rotti, l'ho visti, ma come rotti si comportano? Adesso io li ho ammazzati tutti. Questi non valgono. Cioè, spero siate tutti d'accordo. Erano anomali, erano totalmente anomali. Sentite, non vale nascondersi là sopra, Piadina. Non sono sopra sopra. No, non vale. Sei no, vabbè, però no, non sono io. Hai sbagliato. Aiuto! Che paura! Lo sapevo io che era lui. Questo l'ho visto bene. Oh. Ok. Allora, quindi chi manca? Strecatto del cacchio. Indizio. Forza. Mi sei passato a fianco 20.000 non volte. Non è un indizio. E sei salito sulla scala accanto a me a uccidere tanta gente prima. Dai, vabbè, ma così è troppo. Sei quello lì. No? Sì. No. Sei questo qui. No. Sì. Non sono io. Sei tu. Non sono dai, io. Dai, ho sparato un altro innocente. Dai, ma... però questo è un errore. Vabbè, ho perso, continuo comunque però. Il mio indizio non lo vuoi? No. Sei questo qua. No, ma ragazzi, ma stai facendo, fai fatto a fare strage. Però adesso stai andando a ruota. Vabbè, che tanto ormai ha perso, può anche andare a ruota libera. Sto uccidendo tutti. Sre, io lì sono andato a salire, mi hai detto una bugia. No, non è una bugia. È una bugia perché io ho salito quelle scale lì e tu niente. Lì non c'eri. Sei questo qua. No, ma chi stai mirando? Dai, è questo qua, no, sono vicino a te, che ma ne non so, ti vedo più. Ma che ti vedo. Sei questo Tomà allora. Mi sa ok, sì. ok. Rimango solo io. Allora, sei un delinquente o un poliziotto? Un poliziotto. Ok. Ma tutti poliziotti. Ok, sei uno sbirro, va bene, va sì, bene. Sì, uno di quelli cattivi. Uno sbirro quindi... cattivo. Allora. Veniamo un po' dove potrebbe essere il rognoso Alex Naus. Dammi un po' un indiziello non grosso. Io ho sempre tenuto d'occhio tutto. Non mi dire che sei in alto anche tu, Sei quello lì. Che paura, dai, stavo scappando. Illegale. Sulla torre di controllo. Illegale. Beh, da qua si viene dappertutto praticamente. Dappertutto praticamente. Venite, non era legale. Venite al campetto qua al centrale. Alex, era illegale là sopra, avevo detto a Piadina okay, che non si non poteva ci stare. Non mai più. No, ormai è troppo tardi, ti prendo a pugni. Ormai se lo merita.
Rissa da detenuti, rissa da carcerati. Esatto, rissa da carcerati. Rissa da carcerati. Bene, ora sono contento. Molto fantastico. Vi ricordo che stasera noi siamo in live e non vi potete perdere la live, perché è suprema e perché giocheremo a GTA e perché faremo alcune gare molto belle. Aia, no, ma perché mai no, ti prego. Non potete alzarmi. Vi ho dai, detto io di sì, alzarmi. Io posso, dai, per favore. Tutti giù per terra. Tutti giù per terra. No. Quindi mi raccomando, venite alle 19, trovate il link in descrizione, nel primo commento. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale YouTube delle live, che ha lo stesso nome, LionVGF Live, ma quello ovviamente lo trovate qui su YouTube. Abbiamo bisogno di iscritti, abbiamo appena superato i 100.000, codes su di voi. Per questa volta è tutto, e da Lion e la gang del nascondino molto bello, out!